Ho acquistato questa per questa telecamera che sto usando perché è veloce e quindi mi permette riprese in definizione più alta ed è quello che sto provando. Ma voi mi direte, ma perché asbesto vuoi usare una telecamera e non usi l'iPhone X, che ha una qualità decisamente superiore, che può filmare in 4K? Primo perché io non filmo mai in 4K, perché i file diventerebbero enormi. Questa telecamera in teoria è una Full HD, ha una risoluzione di soli 9,2 megapixel, però ha una cosa molto bella. Ha lo zoom. E lo zoom è uno zoom ottico. Va bene, adesso non si capisce un cazzo. Però è uno zoom vero. Poi è molto comoda, è una vera telecamera. Ha un'ottica un po' più grande, probabilmente ha dei risultati migliori per quanto riguarda la luce, non lo so. Però mi piace molto l'audio. L'audio stereofonico è una cosa che mi piace moltissimo e quindi lo so che adesso vi annoierò con l'ennesimo video in cui guido la Panda per andare al bar a prendermi un cazzo di caffè, ma io me ne sbatto perché sto facendo questa prova per me. Se poi vi piace meglio, se non vi piace, vabbè. Quindi la zona del Plemmirio c'è questa bottega bar che mi piace molto perché è aperta tutti i giorni dell'anno, tranne forse Natale, Capodanno, non so. E quindi è un ottimo posto, si trova di tutto, è una specie di emporio. Il video che ho fatto precedentemente con questa telecamera è stato fatto utilizzando una schedina SD vecchia da 8 giga. È apparentemente lenta perché la telecamera mi dava un errore quando cercavo di impostarla in alta definizione. C'è un parametro che si chiama in un modo che non ricordo, che non è proprio, cioè è l'HD quello diciamo più o meno vero, mentre quello che ho usato in quel video è un HD di meno, è un po' meno HD. Mentre con questa schedina della SanDisk a quanto pare riesco ad andare a registrare video in HD che sono più HD di quell'altro HD, quindi un po' più HD. E in effetti sì, la differenza nella dimensione dell'immagine si vede e ripeto, non è come quella fatta con l'iPhone, però ho molte comodità in più. Intanto ho 128 giga di schedina e ci sta dentro un sacco di video. E poi non devo star lì ogni volta col telefono che mi si scarica in un'oretta quando faccio riprese, poi devo ricaricarlo, poi insomma, poi problemi con il microfono, il mio telefono ha problemi con il microfono e quindi mi necessita qualcos'altro. E questo qualcos'altro può essere questa telecamerina che secondo me la qualità sarà difficilmente distinguibile dai video che ho già fatto. È molto leggera, è molto comoda, ha un display, è della Sony e trovate le caratteristiche online, vecchia, mi è stata regalata da Voyager che ringrazio tantissimo perché comunque mi permette di fare cose. Cosa c'è qui davanti a noi? Cos'è questo accumulo di gente? Cosa stanno facendo questi derelitti? Ah, ma hanno un camper, un meraviglioso camper su base Ducato, fantastico. Mentre qua davanti a noi raccolgono la spazzatura, guardiamo insieme questa spazzatura, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ma sembrerebbe di no. No, si tratta di cartone. Molto bene. Finora funziona, funziona bene. L'audio mi piace molto, ripeto. E vabbè.
Aspetta, Lucina. Che io manco so dov'è. Eccola qua. Eccola qua. È un po' rincoglionita. Da notare come gira la testa. Quindi sì, si è preso un mozzico qua e noi la liberiamo, perché sennò quella se la mangia. Tutto sommato mi pare che stia molto bene. Che bella. Vediamo se riesco a fare una macro. Beh, insomma. Direi che sta bene questa lucertolina. Mi muzzichi? Non mi muzzichi. Mi annusi con la lingua. Bene, vediamo come sta. Direi che sta bene, non ha neanche perso la coda. Guardate che meraviglia. Eh sì, qui c'è l'orecchio. Questo buchino qui è l'orecchietta. Va bene, tempo di liberarla. Sperando. Vai, stronza. Vai, vai, ecco. Proviamo lo zoom digitale. Ok. Madonna. È impossibile. Guarda che effetto pazzesco! 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 Solo che non si riesce a tenere ferma l'immagine. Pazzesco! Che gioia il tritadocumenti! Quanto ci aiuta a ridurre il volume della spazzatura! Sto montando questo video e doveva essere la prova della telecamera con la nuova schedina SD, ma non è solo ciò, perché avete visto lucertole, ma vedrete anche donazioni e regalini. Ed eccoli qua, sto riprendendo con l'iPhone. Così ci sarà anche una comparazione visiva. E questa è la telecamera che avete visto finora, è la Sony. Adesso devo zoomare col telefono. Sony HDR PJ410. Avete visto il video su questa telecamera con una schedina di memoria non veloce. E invece, come avete visto, con la memoria veloce da 128 giga, questa telecamera fa delle belle riprese, devo dire delle belle riprese. Ottica Zeiss 60 moltiplicato e la trovo estremamente comoda, perché la apri ed essa si accende, ha un display come vedete ed è molto handy, è una telecamera molto handy. E ora qua devo aprire il coso e quindi ho l'inception di questo video, dentro il video che voi state vedendo, che è una cosa turpe. Bene, questa è la telecamera che ho deciso che userò. Ma abbiamo un'altra telecamera qui che mi è stata... Allora, questa è stata donata da Voyager, che ringrazio tantissimo. Questa mi è stata donata da Grizzly, che ringrazio tantissimo. Ed è una specie di GoPro, ma non è una GoPro, è una Eken. E uno si domanda, ma Eken cazzo è?
Ed è bella. Adesso magari vi faccio vedere delle riprese che ho fatto con questa Eken, che ha una schedina di memoria, fa cose, si accende, poi la vedremo nel dettaglio. Devo ancora imparare a usarla bene, devo anche caricarla, eccetera, eccetera. Mentre il mio telefono già mi dice low battery, ecco perché io userò questa e non il telefono. E poi abbiamo un altro regalo che io avevo già aperto, ma adesso lo riapro, faccio un re-unboxing e guardate cosa ci manda Leo, che ringrazio tantissimo. Grazie Leo, sei veramente amorevole a mandarmi questa cosa, perché lui deve sentirmi meglio. Lui. E quindi mi ha mandato questa cosa, mi ha mandato questo oggetto che è un microfono, cazzo, un microfono con trasmettitore, ricevitore, immagino che sia Bluetooth e non l'ho ancora neanche aperto. E questo andrebbe sul telefono perché Bluetooth uguale telefono, ma questi non hanno il Bluetooth, quindi cosa fare? Cosa farò? Non lo so. Adesso guardiamo le riprese che ho fatto con questa roba qua. E vediamo un po' come registra questa telecamera. Abbiamo fatto benzina a 4762, adesso siamo a 5346. L'obiettivo è arrivare ai 600 km con un pieno di benzina e la riserva si accende e si spegne. Quindi siamo confidenti, noi confidiamo nella riuscita di questa impresa e stiamo riprendendo con questa telecamerina simil GoPro. E quindi non so come sia l'audio, lo scopriremo tra breve. Anzi, nel momento in cui io monterò questo video lo saprò già com'è questo audio, ma voi lo state vedendo adesso, però forse l'avete visto prima perché magari ci metterò un altro pezzetto prima e quindi insomma non lo so, io vedrò. C'è lo schermo che si abblanca e mi sembrava si fosse spenta la camera. Comunque sì, mi sono reso conto che ho la musica in sottofondo, spero che non si sia capito niente, comunque. Siamo in riserva e stiamo cercando di superare la soglia dei 600 km con un pieno di benzina. E io sto guidando in modo normale, però risparmioso. Diciamo che metto la terza marcia a 20 all'ora, la quarta a 30 all'ora e la quinta a 40 all'ora. L'automezzo si comporta molto bene e quindi guido al risparmio e ottengo risultati. È inutile stare lì ad accelerare per poi dover frenare, eccetera, eccetera, per guadagnare cosa poi? 20 secondi su un percorso di 40 km? Bisogna guidare in modo risparmioso mentre comincia a piovigginare. km con un pieno. Molto interessante. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Ne mancano ancora una ventina per arrivare a casa e dovrei farcela tranquillamente. E come avete visto, non è niente male. Neanche questa Eken 4K, io non trovo altri dettagli su questa macchinetta, dovrò cercare online. Eken 4K Ultra HD, tastini che si premono e a quanto pare è compatibile con tutti gli accessori di una normale GoPro. È molto bella, devo dire, bene, la userò per cose. L'audio non è proprio il massimo, però devo dire che fa il suo lavoro. Ora questo lo eliminiamo e guardiamo questa scatola col microfono, che non so come si apre. C'è un adesivo, bene, l'ho appena squartato.
Allora, di è una di. Apriamo questa di. C'è una plastichina che va tirata, ecco. Ci vuole violenza e sacralità. Ah, ma c'è una borsettina fancy, ma qua andiamo proprio sul fancy. C'è una quick start guide in cinese, molto bello il cinese, bisognerà che lo impariamo tutti. Beh, la guida è visiva stile IKEA, quindi si fa così, poi si fa così, poi si fa così. Ok, mentre qua abbiamo le safety line che ignoriamo completamente, scatola vuota. Un altro pirlino con scritte in cinese e in varie lingue, tra cui il friulano, mi sembra di capire. Annusiamo. Sa di plastica di nuovo. Che bontà. Ma è bellissimo, è morbidissimo la custodia. Guardate, ci sono delle zip che contengono accessori di vario tipo. Ah, il famoso gatto morto. Il paravento. La clip paravento. Gatto morto, poi abbiamo un cavetto, Giacomo, sono due jack, poi abbiamo delle microscopiche bustine che non si aprono, bisogna strapparle con odio. Ah, questa è una clip di quelle che si agganciano ai vestiti. Poi qui abbiamo dei cazzi USB, attenzione, cosa sono questi? Sono dei cazzi USB che cascano a terra con i contatti. Ma che cazzo serviranno? Sono uno così e uno cosà. Vedete, hanno due cose diverse. Adesso vi faccio vedere. E poi in quest'altra busta, io le sto rompendo tutte, c'è il cavo USB. C'è uno strano cavo USB doppio. Queste plastichine le gettiamo nell'umido. Allora, è un cavo... Ah, USB-C come chi so io, USB normale, bene, questo forse serve a caricare questi oggetti che ora apriremo. Apriamo quest'altra zip e qui dovremmo avere trasmettitore, ondo ricevitore. E immagino che questo sia un microfono, c'è scritto mic. E questo è, immagino, il ricevitore out, presa cuffia e presa per questo coso che immagino si ficchi qua così, quindi questo si ficca nel... Ah, certo, perché questi li ficchi nel telefono. Se hai l'iPhone normale dei poveracci, quello che ho io usato, gli ficchi questo e c'ha il connettore Lightning, oppure gli ficchi questo e c'è il connettore USB-C come chi so io, mentre questo è il microfono a cui si può, immagino, clippare il gatto morto sopra, così. Ah, questo si gira, lo metti e lo giri e lui rimane lì così. Guardate che figata. Ma questo forse registra pure? Ma no, non può essere. Allora, c'è un USB qua e questi servono per caricare? E no, perché questi sono due USB-C. E questo che cazzo è? Questo è un USB-C. Infatti, è vero, carico lui e carico esso, e questo è il ricevitore, anzi il ricetrasmettitore. Vabbè, insomma, avete capito quello che cazzo è, e quindi io adesso gli metto. E dove lo provo sto coso? Dove lo provo? Questo dove si può provare? Si può provare per forza sul telefono che ho messo in carica perché si era scaricato, e quindi lo dovrei mettere qui. Ed ecco il microfono, togliamo sto cavo del cazzo, anzi no. Microfono con possibilità di attaccargli la clip, immagino, ce l'ha già una clip, quindi questa che cazzo mi serve? Non lo so, scopriremo dopo. I due adattatori da ficcare qui, e poi abbiamo anche questi due con quattro contatti di lato, chissà a cosa servono. Credo che dovrò leggere il manuale. Il cavetto è un cavetto audio che non concepisco. Potrebbe essere che io lui lo posso attaccare con esso per usarlo come non lo so, ma adesso vedremo. Allora, praticamente io lo accendo tenendo premuto. Ho detto tenendo premuto. E lui, wow, lui si avvia. E mi mostra uno schermino.
Però evidentemente vuole il microfono, quindi adesso io accenderò anche il microfono e vediamo. Ecco, ha fatto una vibrazione, si vede un leddino verde. E chissà che lui non si accenda. Ma guarda, sta già ricevendo, ma voi non vedete un cazzo. Ecco, prova, prova, prova. Sì, vabbè, qui adesso la telecamera sta andando a fare in culo, però è molto bello, cioè è pazzesco. Ma io posso registrare? Posso registrare. Ho premuto REC e sto registrando. Ma dove registra? Boh. Ora ho tolto REC e mo come vado in play? Devo leggere il manuale. Però adesso il microfono sta microfonando e lui sta ricevendo. Ora, chissà come fare per ficcarlo dentro le cose. Perché questa telecamera, che è la Sony, non ha ingressi. E sicuramente non ha USB né Bluetooth. Questa qua ha uno HDMI e poi ha un come cazzo si chiama? Il micro USB. E io qua non ho dei micro USB, ho solo questo coso del cazzo nuovo, che è il nuovo standard. Potrei provare con tutta una serie di adattatori mostruosi e vedere se riesco con gli adattatori mostruosi a ficcare il microfono in questa. E allora sì che sarebbe una svolta, perché avrei una ripresa fantastica fatta con questa e un audio stupendo fatta con esso. Devo assolutamente provare queste cose, ma non ho gli adattatori e cercherò di procurarmeli. E quindi sono andato sul sito e ho guardato un po' di informazioni. A quanto pare lui può anche registrare per i cazzi suoi l'audio e lo tiene in una sua memoria interna di 32 giga. E dopodiché tu puoi collegare questo coso al computer e scaricarti i file audio. Quindi è un microfono registratore a tutti gli effetti, solamente che è mono, ma va bene così per l'audio va benissimo. Ha un magnete qui, per cui tu puoi attaccarlo magneticamente ai vestiti. E questa clip invece è una clip fatta apposta per mettere il ricevitore e collegarlo alle. Ora, come cazzo si fa? Non me lo ricordo. Comunque si ficca e questo si collega sulla parte flash sopra le telecamere. Se non mi sbaglio, ho visto una foto qua. No, ho visto qua. Ecco. Serve a questo, serve a fare questa cosa che tu ficchi, metti e ficchi e così ce l'hai sulla fotocamera che io non ho perché non ho una fotocamera e questa telecamera che sto usando non ha l'attacco per il flash o queste cose del genere. Ma va benissimo così. Già il fatto che io posso registrare l'audio, adesso che cazzo ho premuto? Ecco, ho premuto la registrazione per sbaglio e quindi la posso anche stoppare. E mi fa due vibrazioni, è molto bello, veramente molto bello. E poi questo tastino che cazzo è? Off, non ci vedo perché non ho gli occhiali da cieco. Zoom, è un tasto lock, sembrerebbe un tasto lock. Vediamo cosa dicono le istruzioni. C'è un simbolo del cazzo, un simbolo di una catena, quindi ti incateni. Quando premi questo tasto, tu ti incateni, vieni incatenato al microfono. E immagino che sia una cosa utile in qualche modo questo fatto delle catene, ma è una cosa che proverò. È molto bello il bigliettino che mi ha mandato Leo e che conserverò. Quindi, grazie, è fantastico. Lo userò in qualche modo. Qui c'è tutto il contenuto: windscreen, document, splitter, charging cable, clip magnet. Hot shoe adapter receiver che camera audio cable. Camera audio cable. Ah, ma questa non ce l'ha un audio, un ingresso audio questa telecamera. No, projector HDMI, no. Sto guardando la telecamera che ho in mano perché ce l'ho in mano e purtroppo questa telecamera non ha un ingresso audio. Ah, che peccato. Niente da fare, questa telecamera non ha ingressi microfono esterni, quindi non potremmo usare il microfono con la Sony, ma sicuramente lo potremmo usare con esso, che è in carica. E qualcosa mi dice che si può usare anche con esso.
Però devo capire le piramidi. Forse no, forse chissà. Ma di sicuro, visto che registra, possiamo usare il microfono da solo per registrare audio. Adesso premo e sto registrando audio. Registro audio dal microfonino. E adesso vedremo come si sente. Quindi ora cosa faccio? Ficco questo qui e collego al computer. E vediamo se lui lo vede come un disco, come un drive. No, non lo vede proprio. Questo è solo per l'alimentazione. Vediamo se forse l'altro lo vede. No. Ah, sì, ora l'ha visto. Quindi è uno dei due connettori, vede. E allora lo apro ed ecco gli audio registrati. Ora vediamo. Ho premuto REC e sto registrando. Ma dove registra? Boh. Wow, sto coso funziona bene. Registrare l'audio. Adesso che cazzo ho premuto? Ecco, ho premuto la registrazione. E per sbaglio. Quindi la posso anche. Sto. Questo è Enlightenment. Io ci metto sopra il mouse e lui automaticamente e sto registrando audio. Registro audio dal microfonino. Mi fa la preview di qualsiasi cosa, anche di documenti o immagini o che ne so, PDF, disegni, questa è una foto. Questa è la gioia di E forse Enlightenment. posso anche registrare audio senza accendere la sua base. Questa è una prova. E infatti la sua base è spenta. E io ho dei WAV, ottima qualità, devo dire. E forse posso anche registrare Va audio. bene, vaffanculo, però sono estremamente contento, è un registratore audio portatile. Sicuramente più comodo dello Zoom, perché lo Zoom è un po' più grande e fa tutti quei rumori plasticosi. Questo è lo Zoom che ho usato in uno dei miei video. Sì, è un ottimo microfono stereo, quadrifonia, cagate, però sentite quando lo maneggio. Questi rumori di plastica si sentono fortissimo all'interno del microfono e quindi devo o tenerlo fermo lì oppure mandarlo a fare in culo e usare lui. E quindi va bene, ringraziamenti multipli a Leo, a Grizzly e a Voyager per la telecamera che sto usando, ma anche per questo calcolatore elettronico che ho appena finito di installare e che mi ha mandato appunto Voyager, che è decisamente più potente del computer che usavo prima. È sempre un ThinkPad, è un L480, non so se si vede. No, non si vede perché non mette a fuoco, perché c'è poca luce, ma me ne sbatto. L'ho reinstallato con vaffanculo il suono della tastiera, vaffanculo. L'ho reinstallato con le stesse cose che avevo nel mio sistema e quindi va benissimo, ecco. Sono contento perché adesso montare i video con questo computer è molto più veloce, è una scheggia. Devo ingrandire la memoria, ho preso una barretta da 16 giga da aggiungere e devo cambiare batteria perché è al 48% e magari insomma posso avere un po' più di autonomia, visto che i ricambi costano abbastanza poco. Se riesco li prendo, se no intanto me lo tengo così e vaffanculo.